come al solito a casa mia, in calle di Santa Trinita. Alle 4 in punto! Alle 4 in punto! Contessina Clarice, i tuoi occhi, come la c'è, aspetta. Sono gocce di smeraldo che si tuffano nel lago del mio cuore. Esattamente. Questa notte, come sempre, ti lascerò aperto l'uscio del giardino sul rettino alle 4 in punta. Siamo alle 4:06. Professore, io sono disperato, professore, mi sono disperato, mi aiuti, professore, mi sono disperato. Mi accomodi in casa nuova? La sua è una evidente ansia da prestazione, tipica dei soggetti con un Edipo irrisolto, che si manifesta con una palese impotenza. Con quale impotenza, professore, completamente fuori strada? Pensi che solo quest'anno a Venezia sono state 4.828? Con un incremento del 7,4% rispetto alle regionali dell'anno scorso. Mi ha fatto tutto il Veneto, mi ha fatto l'anno scorso, mi ha fatto. Ma sai come che Dio mio? Cosa? Ha recessionato dai numeri, dall'ansia di esibire. Il suo è un rapporto neurotico, coatto. Secondo me è anche un poco violento. Ma quale violento? Tutte le donzelle che io accosto sono sempre tutte vogliose, desiderose, consenzienti. Questo sempre secondo il suo giudizio del maschio represso. No, questo secondo mio personalissimo e infallibile testa del lupo. Testa del lupo? Testa del lupo. Ma testa del lupo? Testa del lupo. Funziona che una donzella domando sempre prima da quanto tempo non scopri e lei... E allora intervengo. Se non ulula mi astengo. No, professore, il mio problema è un altro. Io ho sempre avuto dei rapporti occasionali, dei flirts, insomma. Del flirts. Forse qua la padronanza della lingua, il flirts. Commentatevi, insomma. E purtroppo... Cosa dire, professore? Ma è a tutti! Purtroppo non mi ricordo dove sono. No, è che io purtroppo da un anno a questa parte vacca boia mi sono innamorato. Vacca boia. Ma no, che sei...